Chi sei? Sono Fabio Santin, nato nel 1952 tra le montagne della Val d'Isoldo e Trieste, cresciuto poi nella pianura veneta, Rovigo, Mestre, Venezia, eccetera. Mi occupo da sempre di grafica e design. Da più di 40 anni collaboro con le varie iniziative e realtà anarchiche, per anni militante del gruppo Macno di Marghera e del collettivo libertario di Mestre. 2. Coinvolgimento. Ai tempi di Venezia 84 avevo 32 anni. Da tempo, come dicevo, come grafico collaboravo col movimento anarchico e libertario. Diciamo che praticamente i punti di riferimento dagli anni 80 per tutto quello che riguarda la grafica, manifesti, locandine, testate anarchiche, eravamo Ferro Piludu a Roma e Fabio Santin io a Venezia. Ho partecipato alle varie iniziative del Centro Studi Libertari di Milano, almeno dal 1980, partecipando e lavorando alla preparazione dei vari convegni che si svolgevano quasi annualmente a Venezia. Conseguenza naturale di questi miei rapporti col Centro Studi di Milano è stato il coinvolgimento nella laboriosa fase di preparazione del convegno del 1984, fin dalle fasi iniziali. Mio è stato tutto il progetto grafico dell'incontro, l'ideazione del logo, del marchio, l'applicazione grafica, gli striscioni, la segnalettica, eccetera, eccetera. E ideai anche le strutture espositive delle due grandi mostre che furono realizzate per l'occasione, quella di San Polo e quella di Campo Santa Margherita, in cui adesso siamo. Curai la gabbia di impaginazione e l'immagine della mostra Storia e Geografia dell'Anarchismo per permetterne la realizzazione a distanza da Marianne e gli altri compagni svizzeri. Lo stesso per la mostra Arte e Anarchia, quella di San Polo. E realizzammo insieme ai compagni dello Studio A di Milano, Cesare Vurchio e Franco Bonciuga. Di questa mostra mi occupai anche dei rapporti con gli artisti e i critici d'arte, in particolar modo col coinvolgimento all'incontro di Enrico Bai, Alic Cavaliere, Arturo Schwarz, Ricky Longo e Pietro Ferrua. Mi ricordo che all'incontro di Venezia ero presente fin dalle fasi di montaggio e smontaggio e soprattutto di trasporto, che per Venezia è una cosa abbastanza laboriosa, e di trasporto delle strutture. Ospitai nella mia casa di Mestre, all'epoca abitavo lì, Luciano Lanza fin dalle fasi preliminari, cioè qualche mese prima, per il lavoro di segreteria, perché avendo il telefono in casa ero il più appetibile. Il lavoro di segreteria, dei rapporti con le autorità, con la burocrazia e tutte le fasi di preparazione e i permessi necessari. Nei giorni precedenti, invece, il convegno avevo ospiti fissi alcuni dello Studio A di Milano, con cui nel mio studio di Mestre realizzammo e montammo la mostra Arte e Anarchia. Nei giorni dell'incontro, invece, nei giorni clou dell'incontro, ospitavo nella casa di Mestre un compagno spagnolo, un polacco di Solidarnosc del sindacato, poi arrivarono anche April Retter e Marina Padovese, con cui poi ho condiviso vita e lavoro fino alla sua scomparsa. Un'immediata conseguenza fu la realizzazione del libro fotografico Ciao Anarchici, realizzato in collaborazione col Centro Studi di Milano e altre case editrici anarchiche in Europa, del quale curai la scelta delle immagini, la grafica, il taglio dell'impaginazione e che resta a mio parere il documento più coinvolgente e tuttora valido dell'incontro. Quindi vediamo. Conseguenze più durature invece furono l'interesse suscitato dal tema arte e anarchia su me e altri compagni, in particolar modo quelli di Milano. Questo strano connubio tra espressione artistica e un movimento rivoluzionario quale quello anarchico, intreccio e connubio sconosciuto ai più, se ne erano occupati in varie riprese, anche la rivista Volontà, eccetera, in maniera molto sporadica. Questo approfondimento dell'argomento invece
ebbe uno strascico con la partecipazione poi, dopo il convegno di Venezia, mio e di Marina, all'incontro di Torino Arte e Anarchia, e poi ha dato il via a tutta una serie di presentazioni in varie località d'Italia della mostra realizzata per Venezia, accompagnata da un audiovisivo anch'esso realizzato per l'occasione. Un'esperienza questa di Venezia 84 e l'interesse per i rapporti tra questo appunto connubio che si diceva prima tra arte e anarchia ha posto le fondamenta per la nascita nel 2000 della rivista A Parte Materiali Irregolari di Cultura Libertaria che curiamo ormai da più di 20 anni. In questi anni si è costituita attorno alla rivista una rete di compagni, di collaborazioni, di interessi e simpatie libertarie che spazia da Firenze a Roma, da Bologna a Trieste, eccetera. Ha dato vita questa rete a quella che riteniamo l'unica pubblicazione, per quanto ne sappiamo, libertaria, che si occupa di comunicazione e rapporti con le espressioni artistiche, creative, musica, letteratura, poesia, eccetera, eccetera. Un vero e proprio laboratorio di emozioni si è creato appunto in seguito a questi interessi che ha dato vita a ben quattro biennali di arte e anarchia sparse per le varie sedi in Italia e una serie di presentazioni in musei, sedi anarchiche, convegni, mostre. Possiamo quindi dire, e io posso testimoniare, che i semi gettati nello straordinario incontro di Venezia 1984, in quel settembre, non sono stati gettati al vento. Naturalmente con altri compagni, per fortuna molto numerosi, partecipai anch'io alla mitica erezione del tendone da circo in Campo San Polo, dove siamo adesso, che ospitò alcune presentazioni, ma soprattutto l'allestimento delle due mostre, Storia e Geografia dell'Anarchismo e Arte e Anarchia.